fosse la forza, la volontà per andare avanti negli anni. Una cosa, scusa, nel mio palmarès ci tengo, ho vinto un oro anche con la Polonia, quindi non vuol dire. Proviamo a incontrare nazioni diverse, al mondo ce n'è solo uno, ce l'avete davanti a voi, quindi sono sul mio tavolo davanti alla finestra, ma in grande, su un grande leggio, in maniera che tutti lo vedano mentre entrano nel mio studio, c'è un Virgilio, un grande libro di Virgilio, una bellissima edizione mantovana che mi è stata regalata da un sindaco di Mantova. Non so che cosa avevo fatto, non era un premio, ma devo aver fatto qualcosa. Da Gianni Usuardi, e mi ha regalato questo libro che io ho sempre davanti a me. Quindi c'è una continuità. Questo è Luciano Ghezzi. Sono partito da Mantova nel 91, però appunto la porto sempre nel cuore. Qualcuno mi dice che esagero, ma insomma è così. E per me Mantova è uno stato dell'animo, e non è una città normale. E ricevere oggi questo premio è un'emozione grandissima. Ogni volta che ho potuto ho dato una mano a far parlare di Mantova, perché ha bisogno che i riflettori stiano accesi, questa città, per tante ragioni. Per le sue eccellenze e per i suoi problemi, per la Camera degli Sposi chiusa, per via del terremoto, oppure per le crisi economiche, per gli operai della Burgo, per quelli della IES. Bisogna fare quello che si può per parlarne e per tenerlo acceso. Mantova lo merita. Io ho visto recentemente Mantova combattere la battaglia per la capitale europea della cultura e ho visto una città straordinariamente unita, cosa che dalle nostre parti non è proprio la regola, Tante volte ci facciamo la guerra tra di noi. In quel caso io l'ho vista così unita che mi ha fatto sperare che questo possa portare dei risultati. Adesso c'è per esempio l'idea di fare la città italiana della cultura, quindi saremmo secondo me già pronti per candidarci con quello che avevamo preparato. Di questo premio, di questa attestazione di affetto e di stima nei confronti di Dante. Devo dire che Dante, ha ben detto il presidente Stanlonkis, impersonificava proprio l'appartenenza alla città e voleva trasmetterlo ai giovani. La sua forza era nei giovani, anche quando ormai era settantenne, ma bastava vedersi un ragazzino, già intravedeva nel suo guizzo, nel suo scattare, le sue doti. Aveva una dote che era quella di individuare anche i talenti nei giovani, che aveva questa umanità veramente molto forte. Noi non siamo altro che orgogliosi di quello che ci è stato attribuito in sua memoria. Lo portiamo nel cuore e vi siamo riconoscenti. Riconoscenti di una vita che è diventata storia mantovana.